C'è grande attesa in città per la proclamazione dell'arte dei pizzaioli napoletani a patrimonio immateriale dell'UNESCO, un percorso iniziato quasi 7 anni fa, a sostegno del quale sono state raccolte circa 2 milioni di firme e che potrebbe concludersi favorevolmente nelle prossime ore con la decisione a Seul del Comitato Intergovernativo UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Questa mattina nella sala vetri del Comune l'assessore alle attività economiche Enrico Panini ha tenuto un collegamento via Skype con il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio e con l'ambasciatrice Vincenza Lomonaco, rappresentante permanente d'Italia presso l'UNESCO, che sono in Corea con le associazioni protagoniste della candidatura e della raccolta firme per seguire i lavori del comitato. All'1:30 ora coreana, 9:30 per quanto riguarda l'Italia, verrà reso noto il risultato. Noi nutriamo grande fiducia affinché l'arte dei pizzaioli venga riconosciuta come patrimonio dell'umanità. 2 milioni di firme, le associazioni dei pizzaioli in campo, i pizzaioli in campo, il comune di Napoli in campo, Coldiretti in campo, la nostra diplomazia, il nostro governo, insomma uno schieramento potente in grado di rappresentare e di conseguire un risultato che mette insieme la capacità nell'uso delle mani, dell'intelligenza e la capacità di innovare sempre un prodotto che è nato secoli fa, ogni giorno è diverso e sempre migliore.